idrocarburi derivano dal petrolio, sono costituiti soltanto da carbonio e idrogeno. Gli idrocarburi sono i costituenti dei gas naturali e dei prodotti petroliferi. Trovano impiego come combustibili e anche come materia prima per la sintesi di molti prodotti commerciali. In base alla loro struttura, gli idrocarburi vengono suddivisi in due serie: alifatici, alcani, alcheni, alchini e aliciclici, e aromatici, tra cui il benzene, toluene, l'ossilene. Quelli alifatici, tranne i cicloalcani e i cicloalcheni, hanno strutture lineari, in cui gli atomi di carbonio formano delle catene, mentre quelli aromatici hanno struttura ad anello. Cominciamo dall'idrocarburo più semplice, costituito da un solo atomo di carbonio, il metano. CH4. Abbiamo il carbonio, a cui si legano con dei legami covalenti quattro atomi di idrogeno. Questa è la forma di struttura. Poi vedremo meglio che il carbonio sta al centro di un tetraedro e gli atomi di idrogeno sono legati al vertice di ogni al vertice di questo tetraedro, che presenta un angolo di legame che è di 109,5 gradi, non di 90 così come sembra. Il secondo termine è l'etano. Due atomi di carbonio, C2, H6. La formula generale degli idrocarburi è rappresentata da Cn, H2, N più 2. N è il numero degli atomi di carbonio, quindi gli atomi di idrogeno sono 2 volte N più 2, infatti C2 fa 6, 2 volte gli atomi di carbonio, quindi 4 più 2, 6. Andiamo a fare il terzo termine, il propano. Ha 3 atomi di carbonio, C3, H, doppio di 3 è 6, più 2 è 8. Quarto termine, butano, ha 4 atomi di carbonio, C4, H, 4 e 4, 8 più 2, 10. Abbiamo visto prima la formula di struttura del metano, adesso vediamo quella dell'etano. Quindi uno li impegna con un altro carbonio, gli altri tre
con l'idrogeno. Quindi CH3, CH3. Andiamo al propano. Completiamo. CH3. Questo atomo di carbonio, un legame mi impegna con questo carbonio, un altro con l'altro, quindi rimangono a disposizione due legami. E mettiamo due atomi di idrogeno. Questo invece è CH3. Posso anche evitare, se voglio, di scrivere, fare questo trattino o questo, e lo posso scrivere anche così. CH3. CH3 è la stessa cosa. Andiamo a butano. CH3, CH2, CH2 e CH3. Ci siamo? Continuiamo a scrivere gli idrocarburi con 5 atomi di carbonio, con 6, con 7, via dicendo. Gli idrocarburi con 5 atomi di carbonio si mette il prefisso della numerazione greca, quindi 5, greco penta, e segue sempre A, quindi pentane. Quindi abbiamo C5H12. Sei atomi di carbonio e sano C6H14, 7 eptano C7H14, 16, 8 ottano C8H18 e via dicendo. Nonano, decano, undecano, dodecano, tridecano, tetradecano e arriviamo fino a 20, che prende il nome di eicosano. Scriviamo adesso la formula condensata di ognuno di questi. CH3, CH2, 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 CH3. L'esame. E via dicendo. Vedete? Diventa semplice poi. Addirittura la posso scrivere ancora più corta, qualsiasi formula, mettendo, prendiamo in considerazione l'esano, io lo posso scrivere anche così, CH3, CH2, CH3. Quanti CH2 ci sono? 1, 2, 3, 4. Scrivo CH2 presso 4 volte la stessa cosa. E così anche per gli altri, soprattutto per queste formule molto lunghe. Completiamo con la formula e il nome dei primi 20 alcani. Oh, Giulia, Giulia, ma